Oggi a casa di Apicio prepariamo questi buonissimi biscotti alla zucca. Sono perfetti per la colazione, per le merende, per portarli a scuola, sono veramente deliziosi. La zucca si trova in abbondanza in questo periodo, è buonissima, quindi perché non farli? Sono anche molto semplici e vi potete divertire con i vostri bimbi. Ecco qua la ricetta. Oggi per i nostri biscotti di zucca mettiamo in 300 g di farina, noi abbiamo preso quella integrale, mettiamo 100 g di zucchero, poi 75 g di olio di semi, attento delicato delicato, olè, bravissimo, e poi mettiamo 270 g di polpa di zucca già cotta a vapore e frullata. Basta. Ok, poi l'ovetto 1. Avanti. Intanto abbiamo acceso il forno a 180 gradi, lo scaldo. Ora mescola, sì. Poi abbiamo preso della pasta di zucchero arancione per fare e una formina per fare i biscotti. Dai. Gira, 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 mescola, mescola, mescola. Adesso mettiamo un po' di farina. Metti sul tavolo. Tieni, perché così ci metti l'impasto che deve venire di questa consistenza. Se viene più morbido perché non avete scolato bene la zucca, allora aggiungete un pochino di farina. Anche qua. Sì. Io non l'ho fatti dolcissimi perché ovviamente essendoci la... Aspetta, mami. Essendoci la pasta di zucchero, già verranno dolci dolci. Vai. Stendiamoli a mezzo centimetro di spessore. Bravo. Aspetta che la giro. Attento. Vai. Una teglia ricoperta di carta forno. Basta. Mezzo centimetro di spessore, vai, spingi, 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 aspetta, ovviamente potete fare di vario spessore, sì, spessore, grandezza, ma noi ci abbiamo, ah, mettilo sulla teglia e proseguiamo. Che stai facendo tu adesso? Pipistrello. Guarda, mettilo qui al bordo così ne facciamo di più e vi potete sbizzarrire. Spingi forte forte, mami. Bravissimo. Dai, facciamo un pipistrello. Eccolo. Aspetta, spingi mamma e mo li mettiamo sopra. Aspetta, aspetta un attimo. Ovviamente i ritagli li rimpastiamo. Mamma, e a me? E adesso te lo do così, lo stendi. E gli diamo seconda vita, cioè rifacciamo altri biscotti. Gira, ah, lascia, vai. Ho gli occhi vuoi accendere una stronacqua che va. Dai, fai la formina. Aspetta, stendiamolo poco poco uguale agli altri. Vai. Vuoi fare una zucchetta? Sì, una zucca. Effettivamente, vai, spingi. Forte, 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 bravo. Si è staccata? Sì. Olè, vai, metti su.
andiamo ad infornare. Questo è un brachisauro? Un britomosauro. Oh. Anzi, un anchilosauro. Un anchilosauro. E abbiamo fatto. Per me. È quello, cioè. Abbiamo fatto 10 zucche e 7 pipistrelli, una manina e un brachisauro. Adesso li andiamo a mettere in forno. Un anchilosauro. Li andiamo a mettere in forno per 20 minuti. Ma è sempre più duro. E vabbè, ammorbidiamolo un po' di più. Allora, la pasta di zucchero adesso la ammorbidiamo. Quello è tuo? Questo è mio, sì. È durissimo. Eh sì, mo la ammorbidiamo col calore delle mani e con il lavoro. Ok? Abbiamo pulito il piano di lavoro, abbiamo pulito il mattarello, abbiamo pulito le formine. E adesso la ammorbidiamo e poi la stendiamo. E pulliamo pure il funghetto. Sì. Dai, te lo regge mamma. Bravo. E lo stendiamo. Più fino è, meglio è. Poi lo giriamo. Allora, questo non si appiccica. Se si dovesse appiccicare perché avete quello più morbido. Mamma, lascia, faccio. Sì. Fate con un po' di zucchero a velo, non con la farina. E io levo un po'. Tutti la mia forma della baby strelli. Allora, questo è lo spessore, se no non si taglia. Ecco qua. E ne facciamo quante sono le formine dei biscotti. E continuiamo. Sì. Ecco qui, appena usciti dal forno, sono profumatissimi. C'è un profumo per casa, vero mammi? Allora, intanto noi abbiamo preparato della marmellata di albicocche che spennelliamo qui sopra i biscotti per metterci la pasta di zucchero. Mi sono dimenticata di dire di scolare per almeno 2 ore dopo aver cotto a vapore la zucca, o altrimenti, come abbiamo fatto noi che ci dovevamo spicciare, vero mamma, a fare i biscotti, aggiungiamo ai 300 altri 80-90 grammi di farina. Ok, spero di essere stata chiara. Sotto nel commento in evidenza metterò nuovamente le quantità. Vai. Adesso. Perfetto, tutta la superficie, eh? Bravo mamma, mazza che bravo che sei, preciso anche qua, cucciolo, bravo anche qua sotto, amore mio, qui sotto. Ok, ma aspetta che mettiamo questa. Tieni, attaccala. Così. Appiccicala. Ok. Non toccherà le tue zucche per il pistone. No, tieni, mettilo tu, vabbè. E lo schiacciamo bene. Ovviamente noi abbiamo fatto tema Halloween, questi sono perfetti, ne lasciamo un po' così, ma sono perfetti, quindi fateli come vi pare, ecco. Vero mamma? Sì. Noi abbiamo fatto il pipistrellino, se c'avamo quella nera, ma non ci abbiamo più. Che cosa? Di pasta di zucchero. La facevamo il pipistrello nero. Facciamo un po' più simpatico, eccolo qua. La mia mano, facci vedere, mettila qua sotto, eccola la sua mano, com'è? Ecco qua le zucchette, mo facciamo asciugare un pochino e sono perfette, prontissime. Ecco qui i nostri biscotti alla zucca pronti per essere mangiati. Sono veramente deliziosi, sono facilissimi, come dicevo li potete preparare con diverse forme e noi abbiamo approfittato per fare questi di Halloween perché il piccolino non vede l'ora di festeggiare, ma più che altro perché si vuole mascherare. Sono facilissimi, buonissimi, sono veramente profumati e poi hanno poco zucchero, quindi vanno bene sia per i grandi che per i piccini. Buon appetito, piatto pulito, e se vi fa piacere lasciateci un commento, anche un like se il video vi è piaciuto. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale cliccando la campanella per non perdervi le notifiche, e se vi va fate un giro anche su Instagram, ci trovate anche lì. Ciao!